Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Stavo sistemando le skill perché abbiamo vi vinto un punto abilità in più e ho visto che da questa abilità qua Strong può, cioè, può avere più stack di Strong, quindi ripristinare più in fretta lo scudo. Questo non lo sapevo. Infatti dicevo, ah, ma non posso mettere di nuovo Strong. E invece sembra di sì. E però gli darei questa qua che ripara lo scudo e quindi rimuove Shield Broken o Exposed o Sundered, che può essere sempre comodo. Mentre invece a lui ho dato l'abilità che quando fa un attacco d'opportunità dà Weakened ai nemici, oltre a fargli del danno. A lui ho dato Cure che rimuove Bleeding, Burn, Poisoned e Burning dagli alleati. A lui ho dato invece Bloodthirsty, che ogni volta che uccide un nemico fa dei 5% di danno in più. E mentre invece a Julius Calidus ho dato Lure, che è praticamente quello che fa Spotted ai nemici e quindi non possono usare le cover, che può essere utile. Almeno in Viking ce l'ha tornato molto utile ed è un'azione gratuita, come anche era in Viking. Oltre a ciò, sono andato a parlare qua e c'era un dialogo in cui mi Ah, diceva: well, Ehi, talk about spiegami how che to cosa dobbiamo improve your migliorare. vision's Quindi ho detto: cavalry. Vabbè, leggiamolo I have insieme. some ideas. Che upgrade ci In consigli? my opinion, we should start by establishing an armory. We'll Un'armeria. need a smith to staff it, but we can deal with that once we have the necessary equipment. We Ok. should also get you some better furnishings. Un po' di Minucius equipaggiamento Thermos migliore. took most of his property with him when he relinquished his post. Il minuccio termo ha portato via un sacco delle sue proprietà. Magari Sesto può essere convinto a venire qua That's a good come. idea. Sì, può essere Prima un'idea. Italica could probably spare him. They have others in their camp who could take Ne his hanno position. altri che potrebbero sostituirlo. Un'armeria mi permetterà di avere anche degli equipaggiamenti migliori per la mia guardia pretoriana? Precisely. Later, I would advise you to Precisamente. establish a proper stockpile and build a workshop Ok. to outfit the legion with siege equipment and such. Ok, sarebbe un'ottima For situazione allora. now, we E just need to make che sure we have equipaggiamenti pensi someone che who ha can bisogno nella mia forge tenda? well. It seems to me you are a more hands-on kind of commander than Thermos was. If you spend much time in the field, you'll need certain supplies. Ah. Pila to throw, Ok, posca to break, pila. Va bandages for your bene. Praetorian guard. With the right improvements, we will be able to keep you well stocked. Di cosa abbiamo bisogno per We must costruirle? gain control of the Abbiamo resources bisogno di necessary to risorse. construct and maintain these things. We need Ferro per iron for an armory and l'armeria. E probably lumber to furnish your tent. Either way, we will legno. need a tannery. Entrambi avranno bisogno di Unfortunately, Lesbos is a very small island Conceria. without much in the way of these resources. Once we leave this island and begin to take back the mainland, deploy the legion to capture Ok, mines, adesso dice che non lumber mills, avremo molte tanneries risorse or qua. Va farms. bene. Come and see me again when we control some of these resources. Va bene, adesso non abbiamo risorse, quindi è abbastanza inutile. Proviamo a vedere cosa ci dice qua. Buongiorno anche a lei. Cosa ci dice qua il nostro Turius Orestes? Away, legate. Ok, con il morale ho un report sul manpower. Va bene, ma. Non abbiamo nulla. Ah, qua c'è l'aquila, ok. E possiamo equipaggiare le cose che abbiamo visto prima. Qui c'è il nostro equipaggiamento, tante robe, va bene. Allora, dobbiamo andare a fare l'assedio a Mitilene, perché mi sa che non abbiamo molto altro che possiamo fare qua. Quello che si poteva, lo abbiamo fatto. Tra l'altro qua si è spostato il I just want to mercante che c'era charge the dall'altra walls of parte. Mytilene and cut down every last Greek within that city. Forse un Irish po' troops, aggressivo. you won't have to wait long. The IRRs are planning a swift counterattack. Sì, ma non parlatene così tanto, visto che sembra che ci sia una spia. Va bene, andiamo a Mitilene a questo punto. Una legione consiste di 4.800 uomini, 10 coorti di 6 centurie. Allora, l'outpost vicino a Mitilene.
spiegare la tua legione, premi Alt sinistro per vedere, per attivare gli highlights, se non l'hai già fatto. Poi clicca sull'icona segnata, chiamata Guarnigione di Mitilene. Ah, ok. Cioè, senza gli highlight è bruttissimo. Va bene. Le informazioni spiegano la difficoltà, quanto costa in provviste e quanto ci vorrà. Visto che questa è una battaglia, la legione perderà degli uomini durante la missione. Ok. Loro hanno 1468 in difesa, noi siamo 2695. Meno 20, non so perché. Avremo bisogno di 1200. Ah, perderemo 1200 di manpower. Avrai più modi per migliorare le sorti a favore della tua legione. Per ora puoi semplicemente attaccare. Clicca su Attack Outpost. Ok. E ci vorrà 1 ora e 25 minuti. Per fare la battaglia e prendere la città intera. Mi sembra ottimista. Ah, loro vanno là. Ok, risolvi la battaglia. Ah, scegli il tuo comandante. Oh, fico, ma dobbiamo fare tutte queste robe qua. Molto management. Ah, forse dovrei nascondere me stesso. Devo prepararmi una cosa in cui viene nascosta la camera, perché ci sono delle parti qua in cui è meglio che non ci sia la mia faccione. Allora, scegliere quale centurione dovrebbe comandarla. Ci sono diversi outcome in base alla classe e alla specializzazione. Scegli in base a quello. Rischio di insubordinazione, dipende da quanto sia approvato quel centurione. Insubordinazione può far perdere delle risorse o degli uomini che scappano dopo la battaglia. Se il morale della legione è molto alto, può compensare il basso apprezzamento del comandante e viceversa. Questa è la percentuale di successo. Survival chance: a quanto è probabile che il centurione sopravviva alla battaglia? Vuoi che questi numeri siano alti? Ok, manpower retained e loot amount sono in un range di probabilità. Più vai a destra, migliore e. Una barra più ampia indica più certezza. Per cui qua c'è cioè, loot amount è molto poco. Qua abbiamo più loot amount possibile. Questi danno più loot. Ok. Allora, questi due sono meno apprezzati. Questo però ha più possibilità di sopravvivere. Ah, ma di sopravvivere lui. Va bene. Tutti hanno 100% di successo. Allora andrei su questo che ha 95% di sopravvivere e 100% di successo. Ma questo è logistica. Ma questa è basata su che cosa? Artiglieria. Il morale è basso. Ah, loot range. Ah, ci sono dei loot. Ok. Ma non so questo cosa serva. Cioè, boh, penso che sia infantry il migliore. Però questo ha 30% di insubordination. Ah, questo sblocca più cose, quindi sarà poi esperto anche in logistica e in fanteria. Allora manderei lui, magari. Che mi dà buon manpower. Buon loot 9500, solo 10% di subordination. È un Veles. Manderei lui e confermo. Il Marcus Aurelius. Marcus Aurelius. Ah, la selezione di uno stratagemma. Quando ti muovi su uno stratagemma, ti fa gli effetti che potrebbero esserci sui numeri sopra di forza. Ok, sono imprevedibili e quindi.
Ogni volta vengono pescati a caso. Per espandere le tue opzioni, costruisci un workshop e dai, metti un pretoriano. Va bene. Questa barra. La forza della tua legge. Ma non è questa, è qua, immagino. Chi ha più forza residua alla fine della battaglia vincerà. La forza cambia anche in base a ogni. Ok, Scatter Threshold è quel punto là. Avevo visto questo bug effettivamente già su Discord, ne avevano parlato. Riduci la loro forza fino a passare quel punto e scapperanno per raggiungere i loro alleati. Che è questo punto, immagino. Questa è la forza, va bene. Allora, quale formazione possiamo avere? Allora, Maniple Channels, che farebbe. Ok, perderemmo non tanta gente. Allora, da 80 a 40 legionari muoiono. Aggressione 20%. Ne aumenta. Ah no, injured soldier. Ok, lasciare delle vie per far passare la cavalleria, i carri o gli elefanti. Va bene, ma non penso che sia qua il caso. Centro debole. Lascia il tuo centro debole per attirare il nemico, per concentrare gli attacchi là e poi accerchiali per le tue riserve. Enemy aggression 10%, enemy defense meno 30%. Protected Flank invece. Quindi questo non cambia un Kaiser, boh. Con un lato verso una barriera naturale e concentra la tua fanteria leggera sul punto opposto per rinforzarlo. Meno 25% di rischio al comandante e meno 10% di rischio ai centurioni. Ma io andrei su questo. È vero che gli aumenta l'aggressività, ma diminuisce la difesa. Proviamo. Alicite hostis in infamata mammidiam What? Achaean. Stiamo attaccando, ok. Attrito di battaglia, meno 17. Stiamo difendendo, meno 49. Meno 25. Abbiamo perso morale e gente di nuovo. Ah, loro ne hanno persi 25. Ok, iniziano a perdere un po' anche loro. Stiamo attaccando. Perché questi sono così avanti? Perché questi sono così avanti? Meno 72, ma adesso stiamo perdendo gente. Ah, engagement, ok. Hold position, ci dà più difesa ma meno morale. E non ci piace perché abbiamo già il morale un po' bassino. Spread out è di allargarsi. Quindi più difesa ma meno aggressione. Oppure lanciate pila. Che gli fa perdere parecchia gente. Però perdiamo un po' di difesa. Ma andiamo con i pila. Lanciate queste pila. Meno 51 loro. Non capisco molto cosa sta succedendo, ma stiamo vincendo, credo. Cioè, ci sono morte 300 persone già, in realtà. E loro solo 100. Non so quanto siamo stati bravi. Meno 49. Scusate, ma ci sono gli arcieri qua in faccia e non li stiamo tirando giù. Con la cavalleria. Muovete la cavalleria qua. Ah, ma perché c'è la cavalleria qua?
Ma non possiamo. Guardate quanto vantaggio abbiamo, non possiamo cerchiarli, no? Ah, ok, si sta rompendo la linea nemica. Se possiamo spingere ancora di più, riusciremo a fare un colpo decisivo alla loro formazione. Oh, divide and conquer. Dividi in più piccoli che possono essere sconfitti, in più gruppi che possono essere sconfitti. Gli fa perdere da 200 a 100, però perdiamo un po' di loot. Sì, non lo dice dove. Carica della cavalleria, die meno 10 di morale ai nemici, ma più rischio per i centurioni. Oppure tenete la posizione. Ah. Io farei tenere la posizione perché non sono ancora. Cioè, sono ancora una parte lì, eh. Tenete! 10% in loot range. Ma come meno 60 di. Meno 223, the fuck? Non sto capendo cosa succede. Stiamo vincendo, ma malissimo proprio. Abbiamo preso 600 persone per tirargliene giù 10. Ancora meno 82. Dai! Ahia, più rischio i centurioni ai. Così? Ok, loro ne hanno persi 71, va bene, ma. Fase 4, siamo quasi in fase 4. Vittoria. Come vuoi seguire la tua vittoria? Insegui, nemico perde 500-250. Celebra più 10 al morale. Oppure show mercy. Guadagniamo da 80 a 160, ma perdiamo 2 di morale. Ma visto che il morale è molto molto basso. Piuttosto che tirare giù della gente, li farei festeggiare. Finite milites exultare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, o si disperdono oppure si raggiungeranno con gli alleati più vicini. Ci sono delle cose che possiamo prendere di loot. Puoi prenderle prima che di procedere. Devi anche guardare, controlla cosa è successo durante la battaglia, fai attenzione a quello che rimane di manpower alla tua regione e controlla se uno dei tuoi centurioni è stato ucciso nel combattimento. No, loro stanno tutti bene, sembra. Abbiamo ottenuto 7 schiavi, 21 denari e sono state completamente distrutte, ok, quindi scattered. Mi ha guadagnato anche 5 di morale. Però abbiamo perso 698. Non abbiamo guadagnato esperienza. Abbiamo fatto 3 attacchi che sono andati bene, 4 difese 4 andati male, 3 difese giuste e 5 sbagliate. E abbiamo usato questi stratagemmi. Questo non mi è tanto chiaro, però magari lo impareremo. Va bene. Ma il loot non mi pare di aver visto niente. Ah, forse quegli schiavi là che dice. Discuti dell'assedio di Mitilene con il primo pilo della Legio Victrix. Ok, quindi dobbiamo parlare qua con ah, ma no, siamo qua. Sì, siamo a Mitilene, possiamo parlare già con loro? Qua Mitilene, cioè già tutto preso. Questa sembra una battaglia in campo aperto. Non so perché loro avrebbero dovuto schierarsi in campo aperto. Vabbè, comunque. Non sapendo niente, noi proviamo, impariamo, sbagliamo. Tutto insieme. Dobbiamo parlare con. Ok, con. Turius. Cosa?
Ah, qua c'è un To simple men, conquest seems trivial. You, on the other hand, recognize the intricacies of such an operation. E gli dei mi hanno favorito finora. Prego che continui così. Fortuna favors the bold, they say. Fortuna aiuta gli audaci. E abbiamo cercato Mitilene. Ma dobbiamo ancora prendere la città. Archelaus is an arrogant man, but nevertheless. Ok, allora attacchiamo Mitilene. Mobilizing for a direct assault on the city. The fortress must fall swiftly. Ok. Farei I will sneak you with my closest people through the harbor again like before. The harbor is filled with burned shipwrecks. No triarchs could get through all the debris. Conosco un triarco che possa farcela e mi deve un favore per avergli risparmiato la vita. Ah, the man with whose ship you came here. Good idea. L'uomo, ok. A highly skilled navigator. As always, we are ready to march on your order, Legate. Ok. Il tizio che abbiamo salvato là, quello sulla nave, quello che ci ha portato qua. Può intrufolarsi nel porto loro. Ma voglio capire un attimo qua, se non parlo con lui, ma se interagisco con il mercato, cosa succede? Perché c'ho quel... C'era un punto esclamativo, cosa... Boh. Non lo so. Dobbiamo andarcene già di nuovo? Non abbiamo preso niente, non abbiamo fatto niente. E non ho capito assolutamente niente di quella schermata là, comunque, di cosa è successo e perché. Ah, però è già abbastanza tempo che registriamo, quindi mi spiace se questo episodio è stato un po' così, giusto per vedere la battaglia, ma... Tant'è. Ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, come al solito, e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, e buona giornata.